Eccoci qua, siamo sul ponte di Pontremoli, o meglio su uno dei ponti di Pontremoli, che è più esatto, con l'insegnante storico Paolo Lapi. Allora, la parola, l'etimologia della parola Pontremoli. Beh, la teoria più gettonata è quella di ponte tremolante, quindi un ponte in fermo, ma che non sta fermo, per l'acqua, ma anche, quindi le piene, ma anche perché è in una posizione abbastanza strategica, perché siamo tra la Lombardia e la Toscana, quindi un luogo di passaggio dove era ambito proprio dagli imperatori per poterlo gestire in modo tale da avere il passaggio garantito verso il centro. Siamo Italia. Sul torrente Verde, è vero che Pontremoli si divide in due parti, quella pontremolese e quella verdiana o verdana? Il Verdeno. Praticamente proprio la parte che abbiamo davanti. Bene. Ed era la parte dove c'erano i terreni dei pontremolesi e non poteva essere costruito. Ecco, fra l'altro noi stiamo camminando, signori, sulla via Francigena che collegava, ricordiamo, Roma a Canterbury, e dove i pellegrini ovviamente a piedi rigorosamente facevano questo percorso affascinante, che tra l'altro devo dire molto presente qui in Toscana. Certo, perché l'Europa ha preso come punto di riferimento il percorso di Sigerico del 990-994, in cui Pontremoli è ricordata per la prima volta, tra l'altro, e collega ad esempio Lucca e poi scende fino a Roma. E questa particolarità è tanto legato al territorio, tanto è vero che a Pontremoli c'è un labirinto, che come c'è a Lucca, come c'è a Chartres, questo pellegrinaggio della fede, questi sentieri della fede si potrebbero dire, perché poi la via Francigena in realtà non era una, erano più vie, e a Pontremoli è particolare perché ne convergevano ben quattro. Quindi si confluivano praticamente. Confluivano a Pontremoli, che era un centro, quindi che diventava di passaggio, su un ponte fortificato, e tutto questo è riassunto nel suo stemma. Brevemente, so che viene fatto ogni anno un epico falò. Sì, due sono, perché bisogna... Uno, questo è quello di San Gimignano, che viene fatto il 31 gennaio sul torrente Verde, mentre San Nicolò, che lo fa per la festa di Sant'Antonio Abate, patrono dell'ospedale, lo fa sul fiume Magra. Senta, tre piatti che bisogna assolutamente assaggiare quando si viene a Pontremoli. Testarolo, l'amor e credo la torta d'erbia. Cos'è l'amor? L'amor è un dolce molto sottile, quadrato, una volta era tondo, pieno di crema. Professore, ci ha fatto venire una voglia. Che bisogna però venire a Pontremoli per mangiarlo. Bene, la ringrazio, e noi andremo a fare la conoscenza di qualche piatto menzionato appunto dal professore. A dopo. Siamo all'interno di un mitico negozio che anticamente era un ristorante, il Castagneto della Manganella. Fra l'altro il signor Angelo è stato uno dei grandi chef, insieme anche alla suocera, eccetera, eccetera. E però siamo qui per l'acquisto dei funghi. Allora, Céline, prima classica domanda, io rapporto, quando ci sei te, rapporto sempre le tradizioni italiane con quelle turche. Allora, in Turchia si mangiano i funghi? Sicuramente si mangiano più quelli freschi comunque, come contorno. Li facciamo di solito in forno oppure nella padella, accompagna la carne. Però secondo me voi non ci avete il mitico porcino, e allora andiamo a fare la conoscenza del porcino. Anzi, in questo momento facciamo la conoscenza di Raffaele, che è lo chef che ci accompagnerà poi nella realizzazione del piatto, vero? Da quanto tempo cucini? 20 anni. Ma come nasce la tua passione per la cucina? È una passione legata al territorio, ai nostri prodotti tipici, fra i quali rientrano anche i funghi, i testaroli. Figuriamoci se in Lunigiana non si fanno i funghi. Anzi, devo dire che è uno dei luoghi eccezionali per la raccolta dei funghi, vero? Sì, soprattutto settembre-ottobre usiamo anche noi funghi freschi, poi in questo periodo siamo costretti ad utilizzare quelli secchi perché la nascita si blocca. Ecco, qui abbiamo la Tiziana che ci dà una mano, vengo qua per la conoscenza, ecco, di questo fungo. Intanto, per il fungo, non avendo il fungo chiaramente fresco, ce l'abbiamo secco. Ma il fungo secco come lo si realizza, in due parole, Tiziana? Niente, si taglia, si fa seccare prima al sole e poi con l'aria tramite macchina apposta. Si secca bene, così può durare più a lungo. Ecco, e quanto può durare? Ma così secchi anche un anno, se no si possono mettere in congelatore, però un anno dentro un barattolo, chiusi bene con qualche grana di pepe, durano
Senti, quanto vengono a letto? Allora, quelli più belli costano 15 euro a letto, che sono quelli migliori che daremo ora per cucinare. Quanti ne hai bisogno? Un paio di etti sono sufficienti. Vai. Allora, mentre la Tiziana fa l'operazione, bene, andiamo anche a ricordare che in questo luogo meraviglioso, che è una specie, come potremmo dire, se si viene a Pontremoli bisogna fare una passatina qui, perché qui ci sono dei prodotti meravigliosi, dalle marmellate ai prodotti artigianali. Vedi per esempio anche il pesto che serve poi per condire i testaroli. Sì. Qui c'è anche il soprano e il sottano, che sono i due testi fondamentali per poter determinare e realizzare il mitico testarolo. Ok, allora abbiamo fatto il nostro acquisto, noi ringraziamo il signor Angelo che sovraintende, è qui anche se non lo vediamo, grazie alla Tiziana, e andiamo adesso a fare la conoscenza di un altro prodotto tipico fondamentale, la farina di castagna DOP della Lunigiana. Ed eccoci qua con i prodotti meravigliosi della Lunigiana, nella fattispecie con la farina di castagna della Lunigiana DOP. Qui con me ho esattamente Barbara Maffei, che è titolare di un'azienda che ormai hai da quanto? Da tanti anni, però che certifichiamo DOP da quando è stata riconosciuta, quindi dalla fine del 2010. E l'azienda ha per nome? Montagna Verde e Borgo Antico di Apella. E sei qui anche, devo dire, in rappresentanza dell'associazione che annovera tutti i produttori di castagne. Esatto, il comitato di valorizzazione della farina di castagne DOP. Bene, allora vedo che hai portato diversi prodotti, iniziamo a presentarli, cosa vediamo qua? L'ingrediente base, la castagna, che deve essere una castagna locale lunigianese, ed è secondo me il punto di forza maggiore, perché già un frutto selezionato da secoli, quindi diciamo abbiamo, questa è la castagna essiccata, chiaramente essiccata. Ecco, raccontiamo un po' la filiera, anche se può essere scontato, ma allora praticamente la castagna cade dal ramo e comincia la raccolta che inizia verso l'inizio di ottobre, non prima, perché non ci sono proprio prima. Quindi le mettiamo negli essiccatoi tradizionali, punto di forza è l'essiccazione a fuoco lento, fatta su questo focolare di pietra. Nel mitico metato. Nel mitico metato, con l'assito di legno di castagno e sotto il fuoco che viene mantenuto acceso per oltre un mese, diciamo anche 40 giorni, non si deve mai spegnere, e fatto esclusivamente con legna di castagno, perché sennò ci potrebbero essere dei sapori. Quanto avviene questa essiccazione? Quindi avviene per questi 40 giorni circa, poi facciamo una battitura fatta con delle macchine un po' folcloristiche, però erano quelle della tradizione, che separano la buccia secca dal quello che noi chiamiamo guscione, che è la castagna essiccata, che poi viene ancora una volta selezionata, perché altro punto di forza è non portare subito a macinare tutte quelle che sono state essiccate, ma eliminare quelle che potrebbero dare l'amaro. Poi, superata la cernita a mano, che è una fase, una lavorazione importante, quando fai poi tanti quintali di farina diventa impegnativa, c'è la fase della macinazione. Per il disciplinare ci sono solo dei diciamo mulini tradizionali che sono rientrati nella filiera. In questi mulini si può fare la macinazione che dalla castagna porterà la farina solo con macine di pietra. Noi quest'anno usiamo addirittura un mulino ad acqua e quindi la macinazione è ancora più lenta, non c'è surriscaldamento, e questo facilita diciamo allontana il rischio di surriscaldare anche la farina e quindi dare un gusto di bruciato. Tutto questo per avere un prodotto, vedi, molto chiaro, perché di fatto la farina scelta da castagne scelte non ha impurità e quindi viene abbastanza chiara, e dal quel gusto tostato, leggero e molto dolce, perché la castagna di base selezionata da generazione è una castagna adatta a fare la farina. Senti Barbara, quant'è la produzione attuale? Per la nostra azienda siamo sui 30 diciamo quintali di farina, partiamo però da circa 120 quintali di castagne. Quanti siamo? Sono un'azienda, ecco, la speranza. Quanti sono le aziende consorziate nell'associazione? No, ogni anno cambia il numero, perché ogni anno viene rinnovata l'iscrizione alla DOP. Tra l'altro bisogna fare domanda, lo dico anche per chi vuole poi aderire, chiaramente nella Reale Lunigianese, entro il 30 agosto alla Camera di Commercio di Massa Carrara, rinnovare l'iscrizione. La produzione in totale, devo dire, molto, molto considerevole. Ettari, no? Ettari di castagneti, quindi dovremmo
Di fatto già c'è una circolazione di farina che non è ancora certificata, perché tanti non hanno capito il valore aggiunto della certificazione, e quindi la speranza è che poi arrivi sempre di più sul mercato questa certificazione, perché è un modo per valorizzare prima di tutto la Lunigiana. Naturalmente con la farina dei castagni si possono fare tantissimi prodotti, per esempio questo che cos'è? No, noi ci inventiamo poi dai biscotti alla pasta, sì, fatte le cosiddette tagliatelle bastarde. E poi questo attenzione, non perché non questo girare. È un pane che io sostengo prima di oggi il 99% dei toscani che magari seguono il nostro programma non sapevano dell'esistenza. Il pane di Marocca di Casola. E perché Marocca? Allora, nasce dalla tradizione medievale, è un po' scura perché è fatta più o meno, le dosi poi sono segrete, lo sa solo Fabio Bertolucci, che è il giovane che oggi ha riproposto la Marocca da questa ricetta segreta. Comunque ha farina di castagne e farina di grano, quindi è un colore scuretto, però l'importante... No, lasciami. E questo pane con cosa si accompagna? Si accompagna con i salumi, benissimo, come del resto noi la farina di castagne tradizionalmente viene utilizzata in pietanze salate. Abbiamo anche conosciuto il pane di Marocca della Lunigiana. Grazie alla nostra Barbara, e noi andiamo in cucina a questo punto a realizzare un prodotto meraviglioso. Ed eccoci qua all'interno della cucina del ristorante Pelliccia, qui nel centro di Pontremoli, con Raffaello Ceruti che ci accompagnerà nella realizzazione di uno dei primi piatti classici, se vogliamo, dell'autunno, ma non solo: tagliatelle con funghi porcini. Certo, se i funghi porcini fossero freschi, meglio, ma nel caso, nell'eventualità che vogliate fare questo piatto in una stagione diversa da quella tradizionalmente legata alla raccolta dei funghi, ebbene si può trovare un sistema molto ingegnoso, quello di andare a acquistare, come abbiamo fatto questa mattina noi, qui nel centro di Pontremoli, voi evidentemente dove vi troverete, i mitici funghi porcini secchi, vero? Sì. Li abbiamo acquistati da Angelo, più esattamente nel negozio? Il Castagnetto della Manganella, un negozio storico qui di Pontremoli nel quale poter trovare tutti questi prodottini eccellenti. Eccellenti. Bene, allora, prima cosa fondamentale, facciamo vedere come si lavora il fungo secco. Allora, si prende il fungo secco. Si prende il fungo, bene. I pezzi più grossi si possono spezzare e poi si mettono in ammollo con un po' di acqua tiepida. Acqua tiepida, vediamo un po'. Siamo già pronti con l'acqua tiepida e qui devono gonfiare, non so come, devono assorbire l'acqua. Assorbono l'acqua e rinvengono. E rinvengono. Ecco, qui bisogna lasciarli a mollo per quanto tempo? Un quarto d'ora è più che sufficiente. Dopodiché sono cucinabili. Beh. Si prende l'aglio, si prende il prezzemolo, l'olio, si fa un leggero soffritto e poi si uniscono direttamente i funghi. Bene, allora noi attendiamo quindi che possano, come si dice, immagazzinare acqua. Sì. E intanto ricordiamo le tagliatelle da che cosa si compongono come ingredienti. Allora iniziamo con farina di semola rimacinata, farina di grano 00. Di mille proporzioni? Ma io faccio sempre un 50-50, perché gli danno questo tipo di farina qui, gli dà quella consistenza giusta e quella ruvidezza che poi il sugo. Bene, quindi ricordiamolo, farina, dai, farina di semola rimacinata, farina di grano 00 normale, uova 5 per ogni chilo e un po' di acqua e il risultato è questo. Il risultato è poi, quindi si fa la cosiddetta fontana. Noi ovviamente per motivi di tempo omettiamo questo passaggio e andiamo chiaramente a realizzare, vedete? Sì, una volta abbiamo tirato. Sì, si tagliano a pezzetti, poi dai, si spiana con bene. E andiamo a questo punto a tagliare, dai. E poi facciamolo vedere. Commenta. Sì. Un po' di farina affinché la pasta non si rimpasti su se stessa, che non si incolli. Si piegano le sfoglie. Adesso questa mi è rimasta un po' secca. Aspetta un attimo, perché sai che Bob ti aveva detto prima, è vero? Giusto. Scusate. Allora, io sono il più grande spostatore televisivo del mondo, vero? vai. Niente, e poi procediamo con il taglio della pasta, un po' più larghe e un po' più strette a seconda del nostro gusto, non c'è problema. E le mettiamo quindi già a bollire in questo piatto e poi azione. Le mettiamo direttamente in acqua bollente. Ecco.
Qui quanti minuti? Ma 5 minuti sono sufficienti. Io le tiro piuttosto sottili e quindi... Grazie di questa citazione. Allora, intanto andiamo a vedere a questo punto il fungo. Il fungo, come vedete, ha assorbito l'acqua. Sono passati circa 15 minuti e andiamo in padella. Nella padella quali altri ingredienti? C'è un po' di soffritto? Sì, è un semplicissimo soffritto di aglio, un po' di olio, un po' di prezzemolo. Si aggiungono i funghi, si fanno andare, un po' di acqua di cottura e è tutto pronto. Beh, io vorrei farvi vedere, eccolo qua, guardate un po' il fungo che abbiamo messo in ammollo, come è tornato efficace e quasi fresco, se vogliamo, no? Questa è la cosa bellissima. C'è qualche altro trucco che vuoi svelare per poter assaporare meglio il fungo? Per esempio, ci sono delle erbe che si trovano ovviamente qui, anche qui a Pontremoli, che danno ancora un valore aggiunto, no? A questo sapore. L'unica cosa da non aggiungere è la panna. La panna? Sì, il resto penso che vadano bene così. Beh, ci sono dei chef invece che ce la mettano volendo, ma insomma queste sono interpretazioni personali. Sì, eh? Certo. Okay, l'unica erbetta, niente, un po' di prezzemolo e basta. Bene. Allora, tendiamo a questo punto che la pasta sia doverosamente cotta. Intanto voglio ricordare come sempre ai nostri amici telespettatori, addetti ai lavori, che hanno una bottega di enogastronomia volendo, oppure che sono titolari di ristoranti, se ancora non fate parte di Vetrina Toscana, ricordatevi che potete entrare a far parte di questa meravigliosa famiglia semplicemente volendolo, e cioè ottemperando a un sito che potete contattare, www.vetrina.toscana.it, nel quale potrete scoprire il sistema per entrare a far parte di questa famiglia. Non costa niente, semplicemente è un impegno da prendere con la comunità toscana, ma in modo particolare con la regione toscana che si è fatta carico di questa bella iniziativa, e di promettere in buona sostanza che utilizzerete una percentuale di circa 60-70% di prodotti tipici del territorio, i cosiddetti prodotti a chilometro zero. Questo è il senso di questo nostro spirito che ormai portiamo avanti da diversi anni. Ok, allora abbiamo fatto cuocere tagliatelle, prendiamole, entriamo a questo punto in padella, ecco qua, abbiamo già acceso il fuoco? Benissimo, e voilà. E a questo punto andiamo avanti nella... Si fanno saltare per qualche secondo in padella finché si possano insaporire bene con i funghi. Bene. Ci sono altri ingredienti che entrano in gioco? Alla fine, per concludere il piatto, si può mettere un filo d'olio a crudo sopra. Bene, allora prendo il piatto di portata, vado a prenderlo, eccolo qua. Quindi inseriamo a questo punto le tagliatelle. Io faccio un commento fuori onda, nel senso senza l'apporto in video. Eccolo qua. Intanto preparo il luogo del delitto per poter inquadrare compiutamente questo meraviglioso piatto di tagliatelle ai funghi porcini, seppur secchi ma interessantissimi perché lavorati magistralmente, che il nostro Raffaello del ristorante La Pelliccia, ristorante Pelliccia, scusatemi, senza l'articolo, ristorante Pelliccia di Pontremoli ha realizzato. Allora, prendete nota come realizzare un meraviglioso piatto di tagliatelle ai funghi porcini anche in una stagione non proprio legata alla raccolta dei funghi. Allora, ingredienti, iniziamo dalle tagliatelle. Le tagliatelle sono composte da farina di semola rimacinata e farina 00 di grano tenero, acqua e uova, 5 per chilo. Bene, per quanto riguarda il condimento, vai. Per quanto riguarda il condimento, i funghi che vengono messi ad ammollare per qualche minuto, l'aglio, il prezzemolo e l'olio. Giusto per un leggero soffritto. E poi si saltano le tagliatelle direttamente in padella. Rigorosamente abbiamo utilizzato, è bene precisarlo, funghi porcini. Bene, vogliamo terminare con un bel passato di... Questo è un trito di prezzemolo. E un filino d'olio extravergine d'oliva. E voilà, siamo pronti. E il piatto è pronto. Complimenti a Raffaello Ceruti, ristorante Pelliccia di Pontremoli. Adesso andiamo all'assaggio. Céline, stiamo arrivando. E voilà, eccoci qua con le tagliatelline ai funghi porcini che abbiamo acquistato come funghi secchi nell'ormai rinomata, devo dire, negozio che si chiama qui in centro... Il Castagneto della Manganella. Esatto. E compito di Céline sarà quella di analizzare, gustare e giudicare questo piatto. Allora, innanzitutto, cosa ne pensi? Fungo porcino. Mi piace tantissimo, il mio
piatto preferito italiano in assoluto. Anche voi però in Turchia mangiate altri funghi più... E quelli più freschi come contorno. Allora, tu vai con l'assaggio, vado a presentarvi Francesco Ruschi Nocedi, che è un vignaiuolo, che bello questo termine, vignaiuolo, che è bello, che pensate è riuscito diversi anni fa a far inginocchiare il grande Veronelli davanti a un assaggio di Pollera, che è forse il vostro vino più prestigioso, è vero? Sì, di fronte a un bicchiere di passito di Pollera. La Pollera è la base dei nostri vini rossi, lo facciamo sia in purezza che passito e insieme ad altri vitigni, comunque tutti autoctoni. La Pollera è un'uva che ha delle caratteristiche chimiche, parlo di caratteristiche chimiche, un po' simili ai Nebbioli, per cui dà dei vini che non hanno molto colore, però sono tannici e hanno bisogno di un lungo invecchiamento. Infatti ora sto servendo e servirò su questo piatto un rosso che è un 50% di Pollera e 50% di altri vitigni autoctoni, che è un 2008 e è pronto adesso. E gradazione alcolica? Quindi questo qui ha 12 gradi e mezzo. Ti faccio le beva, vai. Ne servo un po' perché secondo me sui funghi questo è perfetto. È perfetto perché il fungo ha di per sé dei grandi profumi. Ecco, mi parli e un po'. Quindi ci vuole un qualche cosa che come profumo. Quante bottiglie produci di questo vino? Allora, di questo vino si produce più o meno 15.000 bottiglie l'anno. 5.000 bottiglie l'anno. Ecco, volevo anche dire, ricordo e sottolineare che tutti i tuoi vitigni sono nel territorio del comune di Pontremoli. Tutti nel comune di Pontremoli, tutti strettamente autoctoni. Benissimo. Allora, sentiamo questo aroma inconfondibile, meraviglioso, e sentiamo il parere, visto che li ha già assaggiati, delle tagliatelle ai funghi. 110 e lode sono ottimi. Meraviglioso, sintetica ed efficace, eh? Ok, allora brindiamo a questo punto a questa equipe meravigliosa fatta da due coniugi giovani, bravissimi, devo dire, e grandi appassionati di cucina, che rispondono a nomi di Raffaello, detto l'artista, e di Raffaello, è inutile, e di Veronica, che è sempre lì a controllare ogni cosa, vero? Non gli deve sfuggire niente, assolutamente. Grazie a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora. È tutto da Pontremoli.